Qualcun altro voleva intervenire? Sindaco di Roccaforte, credo. Dottore Nucera. Prima Carmelo, che era da me, poi a Paolo Parra. Grazie. Grazie per l'invito. Io credo che in questi anni è stato fatto uno sforzo notevole nell'area agrocanica per mantenere un livello alto di aggregazione. E questo livello alto di aggregazione credo che bisogna rafforzarlo. Bisogna rafforzarlo perché al momento, come dire, ha un effetto politico, ma un effetto pratico questa aggregazione non ha determinato grandi rivolgimenti nelle territorio. Però già, come dire, acquisire questa consapevolezza dell'esigenza di stare insieme è un fatto essenziale e che da questo bisogna partire per andare avanti. Dico che non abbiamo sul piano operativo costruito cose concrete perché, per esempio, questo problema dell'unione dei comuni è una storia vecchia che non è venuta a compimento, ma non solo nel suo insieme, ma neanche parzialmente con una serie di comuni. Molti anni fa io mandai ai comuni che stavano vicino al mio una lettera per dire, anche in vista dell'ancora non se ne parlava, ma c'era qualcuno che immaginava, come dire, una città, un'area metropolitana, magari dello stretto, ma cosa diversa di questa che poi è venuta fuori, dice perché non ci mettiamo insieme? Poi poche risposte, anzi nessuna per la verità. All'ultima competizione elettorale rimandai la stessa lettera al comune di Bovamarina e al comune di Palizzi. Ancora aspetto la risposta per dire... Cominciamo, le aggregazioni partono da uno, poi due, poi tre, poi quattro e quindi così si costruisce la questione. Perché non c'è solo un aspetto, come dire, di razionalizzazione dei servizi, perché badate bene, non è che noi possiamo immaginare che lo Stato non prenda provvedimenti. Lo hanno fatto in Grecia 30 anni fa. Devo dirvi che sono d'accordo. Loro adesso, 30 anni fa, volevano fare la rivoluzione quando si decise per intere vallate che 30 comuni si riducevano a uno. Cosa che anche qui si sta facendo. Voi sapete che ci sono proposte, ma vedete che quando si incomincia a presentare proposte di leggi, o prima o dopo arriveranno al quibus queste cose. Allora io domando, conviene che siano i piccoli comuni a pilotare questa questione o conviene lasciare allo Stato e al Parlamento che decide? Io dico che conviene ai piccoli comuni, quindi si tratta di capire come noi, ma non per domani, tu dicevi per ieri dobbiamo parlare oggi e quindi come da subito alcune operazioni si incominciano a realizzare. Devo lamentare, voglio dire, nell'aria, ma è fuori sacco questa mia, e poi avanzo una proposta precisa, due questioni che dovevano fare scattare i sindaci dell'area agrocanica non sono scattate. Qui c'è una legge, come dire, che non è attuata, quella delle minoranze linguistiche, non c'è l'insegnamento nelle scuole, non c'è il sistema radiotelevisivo che tiene conto nonostante la legge. Poi questo sistema radiotelevisivo non riguarda solo le minoranze, qui ci sono comuni che i canali nazionali per cui noi
paghiamo il canone in bolletta da luglio in avanti, nessuno li prende. Voglio dire, c'è qualcuno che vuole protestare, che vuole fare un segno di vitalità attorno a questi problemi? Allora, io credo che queste cose sono cose concrete. L'altra cosa concreta sono i PSA e PSC. Scusate, che fine hanno fatto, vi domando, amici? Non sappiamo che fine hanno fatto, ma avrebbe aiutato la questione generale, perché poi un piano strategico non lo costruisci con le fantasie, lo costruisci partendo da queste questioni concrete che noi abbiamo nei nostri paesi. Anche qui, allora, permettetevi di dirvi, diamoci una mossa, chi sono i comuni capofila per quelli associati e i singoli, si diano una mossa in area grecanica e costruiamo questo strumento per ieri, voglio dire, non per domani, per trovarci all'area metropolitana con alcune idee per capire da dove. Alcune idee stasera già ci sono, ma partono dalle nostre esigenze. La questione della mobilità e quindi la viabilità è una questione strategica per quest'area. Allora, siamo tutti d'accordo sull'esigenza che ci vuole una 106 bis con un tracciato diverso su queste questioni. Allora, cominciamo a ragionare per vedere come. Siamo d'accordo che l'elemento fondamentale di queste aree nostre sono le aree interne. E allora anche qui il parco svolge una funzione, perché ha la possibilità di dialogare con 37, mi pare, che sono i comuni del parco. E questi, il parco deve costruire, come dire, un elemento di contraltare all'interno dell'area metropolitana. Se vogliamo mantenere un livello per i comuni, per le aree interne. Guardate che il peso non è verso le aree interne, il peso politico è verso, come dire, le aree cittadine, e se qui questo peso dovesse mantenere questa, come dire, questo peso maggiore, la spoliazione delle aree interne diventerà ancora più grande di quello che c'è. E allora concludo come. Sono meravigliato questa sera che, a parte una affermazione iniziale del sindaco di Bova Marina, che io condivido, quando ha iniziato il suo discorso dicendo qui più che sui problemi mi pare che si parla di ponderazione per quanto attiene alla questione degli organismi. Io ribalterei però questa storia. Come si ribalta questa storia? Ma voi vi siete domandati, amici, nelle altre aree metropolitane, quando hanno fatto la discussione che stiamo facendo noi questa sera, hanno posto un problema e qui nessuno l'ha posto. Allora, nessuno ha mosso una critica al Del Rio, alla riforma che ha realizzato nel 2014, quando ha escluso la possibilità che le aree metropolitane fossero elettive. Noi non possiamo accettare questa questione della elezione indiretta della città metropolitana. Qui si sta restringendo la democrazia e non parla nessuno. Ci raccontano la storiella che hanno abolito le province. Non hanno abolito niente, hanno cacciato il voto ai cittadini. A noi ci hanno cacciato e nessuno parla. Adesso al Senato ci faranno la stessa cosa, ci cacciano il voto a noi, ma il Senato rimane là. Poi ci daranno il contentino per votare alla Camera, dove non contiamo niente, perché quelli che devono essere eletti sono già predeterminati. Allora, la vogliamo fare qui una battaglia? Vedete che le altre aree metropolitane, quando facevano le riunioni come la nostra, hanno posto al primo punto, all'ordine del giorno, un progetto di legge elettorale di iniziativa popolare
per le città metropolitane. Se qualcuno di voi è interessato, io stasera vi mando tutta la, per email, vi mando tutta la documentazione necessaria per discutere di queste cose. Allora, io non, se poi questo non arriva per primo di giugno, non è la fine del mondo, ma voglio dire, abbiamo messo in cantiere una iniziativa che ridà la parola al popolo, se vogliamo dare, se no qui inventiamo ogni volta strumenti, ma quello che è, invece di allargare gli strumenti, perché servono? Servono per allargare la democrazia. Invece qui ci sono non le riforme, le deforme, che invece di allargare la democrazia, questa democrazia la restringono. Io vi invito, come aria grecanica, come dire, a porre questa storia, e se no che greci siamo, se sulla democrazia abdichiamo. Io vi invito a porre il problema dell'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri dell'area metropolitana, attraverso gli strumenti che sono compatibili con la legge. Non si possono fare per il giorno 1 giugno, non è un problema, si faranno quando si faranno, ma si deve sapere che noi su questa questione non transigiamo. Vi ringrazio. Vabbè, intanto io ringrazio i Rotary per questo importante, assieme al sindaco di Rovudi, ad Agostino, di aver creato questo importante momento di confronto tra noi. Importante momento perché ci troviamo su una zona che, a cominciare dal sindaco di Melito, Meduri, esponeva quelle che sono le criticità di questo territorio, un po' altri colleghi li hanno sottolineati con forza, criticità che nascono per quello che in questi anni, negli anni, cioè si sono, diciamo, sono aumentate queste criticità, perché questa stessa riunione, se veniva fatta un anno fa, probabilmente quasi il 50% non eravamo presenti, perché comuni sciolti per mafia. Pertanto ci siamo trovati, diciamo, noi per lungo tempo, se io penso a Roccaforte, se io penso a Melito, che negli ultimi 20 anni hanno subito, territori che hanno subito 3 scioglimenti, e che poi proprio negli ultimi anni, pertanto noi oggi ci dobbiamo affrettare a trovare quelle giuste sinergie tra noi, e credo che li stiamo costruendo, perché abbiamo delle grosse criticità a partire dalla sanità, che sottolineava con forza il sindaco Meduri, che si sta battendo per questo, e che assieme agli altri sindaci, con i limiti di quella che è un'organizzazione così spontanea e che spesso manca di riferimenti istituzionali certi, si sta cercando di portare avanti, lo stesso giudice di pace e così via. Pertanto si è impegnato in questo fronte, e dando anche all'esterno forse quel senso dello stare assieme, più ancora di quella che è la realtà davvero, perché poi i problemi ci sono all'interno tra noi, c'è quella dialettica che è figlia anche di un inizio di costruzione, di costruire questa rete, perché stiamo prendendo, abbiamo preso coscienza di avere la necessità di metterci assieme, a lavorare assieme, a fare rete, perché non c'è alternativa a questo, perché io non parlo del mio comune, uno dei più piccoli comuni, assieme al collega di Staiti, ad Antonio Principato, ma lo stesso merito ha la necessità di avere, di stare dentro, diciamo, una logica di rete, di stare assieme e di costruire, anche perché soprattutto c'è questa opportunità della città metropolitana, opportunità unica, e io la vedo come opportunità. Pertanto il presidente Bombino citava, diciamo, il fallimento in sostanza della grande città, della grande Reggio, il 27 mi sembra, nel 27 si è pensato alla grande Reggio, però quella logica dei municipi che tuttora Reggio pesa, perché uno di sbarre spesso per andare al centro dice vai a Reggio. Non ne parliamo, Gallico, Pellaro, Gallina, pertanto questo senso del municipio, della cosa purtroppo
continua a pesare, siamo a 90 anni, un altro poco che pesa. Allora noi non possiamo permetterci, perché per noi è l'ultima, forse, l'ultima e l'unica opportunità di fare ripartire quest'area, perché quest'area, dentro quest'area ci sono delle potenzialità che probabilmente altre zone non hanno. Ma io penso la stessa presenza di questo territorio dentro un parco nazionale, e guarda caso delle città metropolitane l'unica è Reggio Calabria ad avere dentro un parco nazionale, e non è cosa di poco conto. E dentro quest'area è rappresentata per una buona percentuale di territorio e dentro il parco, anche se questo parco spesso viene visto dalle nostre popolazioni anche come limite. Io penso a Roccaforte, ne ho parlato spesso con il presidente Bombino e abbiamo avuto modo, e io ringrazio per lo sforzo fatto anche in questo poco tempo a trovarsi su Roccaforte, perché anche le nostre popolazioni devono prendere coscienza di avere questa opportunità nel territorio, però con delle istituzioni vigili, delle istituzioni che si confrontano e non... La stessa cosa, qualcuno citava anche altre potenzialità, quello dell'acqua, che la Soricala adesso, io penso Roccaforte con la diga del Menta, la diga del Menta che sta per dare alla città metropolitana un servizio, sta per dare, è una storia di anni, ma comunque da quel territorio questa ricchezza viene portata alla città. Però su Roccaforte non c'è una ricaduta positiva, a cominciare dalla viabilità. Quando io penso che dei lavoratori di Roccaforte, un paio di lavoratori, non più di questo, che ha avuto dopo aver dato tanto, questi per raggiungere la diga, il lavoro, spesso devono fare il giro di Bagalati e così, devono fare 50 km contro i venti. Perché per 3-4 chilometri, e qui spesso abbiamo parlato, stiamo cercando di parlare anche col parco, perché per 3 chilometri noi abbiamo, per andare a Gambari, che ci si può andare in 25 chilometri circa, dobbiamo fare 50 e passa per 3-4 chilometri. Tanto è una cosa che le nostre popolazioni, e qui vengo anche, Totò, il coinvolgimento secondo me viene fatto sulle cose concrete, laddove le istituzioni riescono a creare questa attenzione verso la cittadinanza, per spesso non grossi problemi, ma piccoli problemi che possono essere risolti. Pertanto il discorso di quest'area che ha, poi mettiamo rispetto ad altre zone, io credo che infatti non a caso questa zona omogenea, che questa zona omogenea, io credo che per quello che è la prospettiva della città metropolitana ha delle potenzialità dentro, per quello che è la natura, la storia di questo territorio, può dare qualcosa in più rispetto ad altri territori, anche perché la stessa città di Reggio Calabria, credo, che non può pensare, a parte gli obblighi che ha, per la città, gli interessi per la città metropolitana, ma non può pensare ad avere uno sviluppo diverso da quello che non guardi verso l'Aspromonte, che guardi verso gli altri territori. E una di queste, ovviamente, uno dei limiti del momento, il grosso limite, è la viabilità. Parliamo di 106. Noi abbiamo avuto modo di confrontarci anche con lo stesso sindaco della città di Reggio, Giuseppe Falcomata, a Roccaforte, in occasione di un incontro sul territorio, e lì si è ribadito molto, anche perché l'ha visto pure personalmente, e chi con lui è salito quel giorno, quelli che sono i problemi del territorio, cioè quello della viabilità. Pertanto in una prospettiva io credo che su questo dobbiamo avere una chiarezza, c'è un discorso di problema sul litorale, per tanto la 106, la stessa metropolitana, ma pensiamo anche ai territori interni per salvare ancora quello che sono i limiti di uno spopolamento in aumento esponenziale, pensando anche ad una possibilità un domani di una viabilità a pettine che a questo punto mi unisce i territori, perché assieme alla costa possono avere un rapporto più immediato con i territori. Allora queste sono le potenzialità che dobbiamo noi mettere in campo, cioè le nostre proposte in un rapporto con la stessa città di Reggio, che credo che per quello che noi abbiamo sul territorio, quelle che sono le nostre istituzioni, citava poc'anzi mi sembra
il dottore Cordova, il patto fiume, del fiume che abbiamo fatto, quello è un altro soggetto istituzionale autonomo che può confrontarsi, che si confronterà anche con autonomia rispetto a un'istituzione così complessa come quella della città metropolitana. Ma di questo esempio sul territorio, credo che questo territorio è ricco di professionalità. È ricco anche la stessa cosa, la stessa informazione che ritengo in questa fase importante e determinante, quello dell'informazione. Io penso da Calabria che la stessa presenza stasera della dottoressa Condello, se non sbaglio, Martino, che accompagna la presenza stessa di Gianfranco Marino, cioè operatori in questo territorio, cioè questa informazione che riesce in qualche misura di provocare anche. Pertanto io la invito anche a provocare e a collaborare e a stimolare a quelli che qualcuno di noi sottolineava in riferimento ai sindaci, che sono la prima istituzione e che portano per intero la responsabilità di coordinare, sì, ma nello stesso tempo stimolare quelli che sono i soggetti, diciamo, i soggetti importanti sul territorio, che sono, possono essere sì altre istituzioni, associazioni, c'è tutto un mondo che io credo per curiosità, ma anche per la coincidenza, io sto fatto che noi fino a qualche mese fa eravamo, una parte di questo territorio era commissariata, cioè era priva di democrazia, questo ritorno pieno alla democrazia, io credo che è un momento favorevole perché porta in noi quegli stimoli, quelle provocazioni giuste, quel trovarci assieme, che può davvero essere un punto di partenza e di differenza rispetto ad altri territori. Però dobbiamo crederci fino in fondo, dobbiamo evitare momenti di pessimismo, perché la cosa peggiore è questo, se noi guardiamo, diciamo, come quelle statue di sale che mi guardano dietro, cioè dobbiamo guardare, avere la capacità di guardare avanti, superare, diciamo, quelle difficoltà spesso che incrociamo anche nel mettere assieme una rete tra noi, però possiamo farlo, dobbiamo farlo con ottimismo, perché io sono convinto, e anche per questo ci differenziamo rispetto ad altri territori, perché io vedevo la stessa vicenda sull'ospedale, Peppe, sull'ospedale di Melito, sulla sanità. Cioè noi ci siamo segnalati all'esterno, può lasciar perdere quello che abbiamo portato a casa o meno, ma gli altri non hanno portato niente. Mentre gli altri si sono presentati su un livello di scontro, di parte, di controparte e divisi tra loro, perché queste situazioni sono emerse, noi ci siamo messi come, ci siamo confrontati con una forza che io credo che a casa porteremo qualcosa, anche se dobbiamo migliorare, riuscire a migliorarci tra noi, a fare, però questa capacità c'è. Io credo, cioè, se siamo in grado, se davvero fino in fondo ci poniamo su una situazione di positività, cioè di non spaventarci di quello che la complessità che mi presenterà la città metropolitana, ma vogliamo stare in campo, abbiamo le capacità di farlo e le personalità, le istituzioni, le associazioni che possono essere arricchite. Credo che possiamo davvero, come area grecanica, e per questo ringrazio quei momenti e ringrazio il dottor Cordova, che so, io il secondo mi sembra incontro, l'altro l'avevo organizzato per Paolo a Melito, sì, col dottor Cordova mi sembra, qualche tempo fa avevi organizzato, cioè sono momenti importanti che comunque che devono passare però da un impegno immediato, operativo, e non può essere più, diciamo, di confronto e di convegno. Sappiamo pure che c'è una disponibilità, perché quando un sindaco della città di Reggio Calabria mi parte da Reggio e mi viene a Roccaforte a confrontarsi con i sindaci, credo che già questo la dice lunga. Abbiamo, diciamo, una presenza su queste cose del presidente del parco, un altro ente importante sul territorio, io credo che noi assieme possiamo davvero segnare la differenza con altri territori, ne sono convinto. Sì.
cercherò di essere breve, anche se non siamo bravi a contenere i tempi, però lo sarò più breve di quello che poteva essere il mio intervento, perché ho ascoltato un po' tutti e molte delle cose dette le condivido, anzi quasi la totalità. Alcuni interventi fra loro erano pure discordanti, ma solo per l'approccio, diciamo. La sostanza poi di ciò che ognuno di voi ha detto e il contributo che ognuno di voi ha dato comunque mirava, diciamo, a un progetto che deve vedere una unione di ragionamenti e una sinergia. Volevo trarre spunto dalla parte tecnica che ha sollevato Beniamino Cordova, che appunto ha ridotto anche in questo caso ciò che potevo e che volevo dire, perché alcune cose le ha chiarite lui. L'unione dei comuni è importantissima, doveva essere fatta ieri, facciamola oggi chiaramente, ma siccome non riusciremo a farla neanche oggi, impegniamoci per la città metropolitana, perché all'interno della città metropolitana poi questo è un processo che potrà avvenire, a meno che non verrà imposto per legge così come è imposta la città metropolitana, e per cui trovandoci impreparati, come diceva il sindaco di Bagala di prima, poi saranno i sindaci, non riuscendo, diciamo, a portare alla base questo processo di condivisione anche rispetto all'Unione dei Comuni, che appunto diventa un ente, non è, diciamo, come le zone omogenee, che invece sono importanti tanto quanto l'Unione dei Comuni, ma c'è, è prevista anche dalla legge 56, però c'entrano più per la pianificazione strategica, per cui sono per condividere le esperienze e le esigenze di ogni territorio in situazioni, consentitemi il termine, più macro, diciamo, e meno specifiche rispetto all'unione dei comuni, che poi deve vedere appunto la condivisione di alcuni servizi, dei servizi, eccetera. Il ritardo che appunto è stato posto rispetto a un processo di semplificazione anche nei numeri, nelle esperienze dei vari comuni, ha imposto magari, come diceva Carmelo Nucera, mi pare pure, e appunto che dall'alto poi venga qualcuno e inizi con i progetti di legge a falcidiare poi e senza badare le famose razionalizzazioni, che di razionale hanno ben poco, e si usa questo termine, e però hanno ben poco. L'abbiamo vissuto nelle scuole, si è passati da 200 a 300 a 400 a 500, oggi si è a un minimo di 600 alunni, fatta eccezione della nostra area che gode della deroga minoranze linguistiche, ma sempre 400, per cui sono numeri che appunto non consentono a comunità piccole di poter essere autosufficienti e avere le autonomie di gestione, diciamo. E quindi anche in questo caso sarà per la sanità, sarà anche per la pubblica amministrazione stessa, arriverà il momento in cui, se non saranno 5.000, saranno 3.000, comunque metteranno in discussione dalla metà in su dei comuni, perché il 79% dei comuni, 323 su 409, lo sono con 5.000, ma con 3.000 non sarà moltissimo di meno. E questo impedirà, per esempio, ma non è una proposta che vi sto facendo, figurarsi se la posso fare io e che non la facciano gli attori direttamente, Bagaladi, San Lorenzo Centro e Roccaforte, è preferibile che si uniscano in questa forma anziché arriva il governo e unisce Roccaforte con Melito piuttosto che San Lorenzo Marina con Roccaforte, che invece naturalmente magari può andare o con Melito o con Dofuri. E sono degli esempi, diciamo, che non vogliono indurre a niente, ma per dire che se una cosa poi viene calata dall'alto deve essere poi riparata e rattoppata, e spesso, come si suol dire, la pezza poi non è sufficiente a coprire il buco, o è peggio del buco. Questo è un aspetto. L'altro aspetto, che è stato citato da vari relatori, anche dal Presidente Bombino, che ha chiarito che diventeremo città-stato con la città metropolitana, e poi ha fatto bene Beniamino, che ha specificato la differenza delle competenze che vengono attribuite, così come è stato in passato dalla legge 34 del 2002 per la regione, perché se no chi non è, diciamo, dentro le questioni o chi non ha affrontato visti i problemi che ogni comune ha e quindi giornalmente e quotidianamente si deve dedicare anche ad altro, rischia di non seguire.
Quattro deleghe fondamentali ci fanno diventare città-stato, comunque autonoma e nella progettazione una regione dentro la regione, cioè un piccolo stato. Le altre che sono non meno importanti, invece devono essere passate per delega dalla regione. Vi faccio solo un esempio di ciò che stiamo vivendo e che è una realtà spiacevole per tutti gli amministratori. Il nuovo dirigente del settore ambiente e demanio fluviale, che non è più l'ingegnere Barbaro che è stato 4-5 anni fino a ieri, ma è l'ingegnere Pietro Foti, un altro noto ingegnere della provincia, non sta firmando nessun atto, perché nelle more appunto di questo processo di riassegnazione di deleghe alla provincia, domani città metropolitana, non se la sente di firmare alcuni atti, e fa bene, perché noi abbiamo pure delle convenzioni in atto, ma dici la convenzione non la posso firmare io perché questa è una competenza regionale, non è stata proposta ufficialmente attraverso la legge che tutti aspettavamo per inadempienza, per incapacità, per lassismo, per quello che vuoi, e nel frattempo non sta firmando. Questo per farvi capire appunto che tutti gli amministratori dell'area grecanica, in questo caso questa sera, ma dell'intera già provincia, domani città metropolitana, insieme a tutti quelli che oggi, anche per legge stessa, vengono chiamati stakeholder, diciamo, portatori di interessi, cioè vengono citati con questo termine anche nella legge, tutti quelli, ma soprattutto gli eletti e gli amministratori, devono, diciamo, far presente agli amministratori regionali che non si può più, diciamo, derogare, non si può più andare avanti, e si deve costruire una città metropolitana che ovviamente deve partire dalle competenze minime che la provincia ha avuto fino a oggi, nel senso che poi il valore, l'interpretazione, l'utilizzazione, la pianificazione, la progettazione deve vedere una visione totalmente nuova, perché nuovo è lo scenario. Noi ieri avevamo una provincia che aveva un compito diverso da quello che gli si vuole affidare, che gli si affida alla città metropolitana, e chiaramente la città metropolitana, 14 città in tutta Italia, 10 in Italia continentale e 4 sono Palermo, Messina, Catania e Cagliari della Sardegna, reciteranno un ruolo, come veniva detto, che appunto si interfaccia direttamente con il governo e la città europea. Tornando al governo, per non parlarvi di tutto e di ciò che è stato anche detto, dobbiamo imporre, quindi la lotta, il punto unitario deve essere sulle cose che sono state già dette, ma anche rispetto alla regione, che è più facile, diciamo, con la quale è più facile interfacciarsi rispetto al governo, che ci venga data, che ci vengano assegnate queste funzioni. E allo stesso tempo, diciamo, per il nodo infrastrutturale che veniva posto come nodo centrale dei collegamenti, vuoi la comunicazione a pettine, ma soprattutto una statale 106, l'hanno detto più intervenuti, come elemento di collegamento, e il distretto tecnologico che era stato progettato nel 2001 e che forse l'assessore Russo vuole riprendere, che vede Gioia Tauro come nodo, diciamo, centrale e baricentrico nel Mediterraneo, e quindi far diventare la zona, diciamo, del porto di Gioia Tauro e quindi l'intera Calabria come nodo centrale del Mediterraneo, probabilmente in questo caso sì, risollevare le nostre sorti, e diciamo che rientri in questo asse progettuale di grandi infrastrutture. La forza quindi degli amministratori e dei popoli, dei cittadini, deve essere quella di pretendere e di non, diciamo, abbassare più la testa. Non si può più fare, non siamo autosufficienti. L'importanza di utilizzare fondi statali per fare la nuova 106 e non i fondi comunitari è non solo strategica, moralmente per un amministratore e per gli amministratori da non mettere in discussione, perché i fondi comunitari sono nati per lo sviluppo economico, sono fondi che devono servire a fare anche azioni complementari, e i fondi statali devono garantire la viabilità primaria come la statale 106. Nel 2001, parlo di queste date perché per motivi, diciamo, di conoscenza personale ho dei dati, il governo stanziò 4.000 miliardi di vecchie lire. L'allora assessore regionale ai lavori pubblici, nonché, diciamo, tecnico ministeriale, che era Aurelio Misiti,
giocò questa partita proponendo il project financing rispetto a una situazione più grande che non si realizzò, quando il tratto tra Reggio Calabria e Locri, per esempio, con 4.000 miliardi di vecchie lire di 15 anni fa, se non si realizzava tutto, comunque poteva avere anche diciamo alcune componenti della maggioranza e della minoranza che proposero invece l'utilizzo diretto di questi fondi, maggioranza in parte e minoranza pure di allora, e diciamo ebbero la peggio. In questo caso io concludo il mio intervento, perché ho parlato poco di città metropolitana, ma lo facciamo talmente tanto ieri sera a Palmi, quindi si va sulla tecnica del... Poi tra l'altro, se si parla di rappresentanza dell'area grecanica eccetera, può sembrare, diciamo, che ci sia qualcuno che avanza ipoteche o che si presenta avanti. Siccome si è discusso questo, per evitare, non entro per niente in questi, diciamo, tecnicismi. Tra l'altro sono stati anche spiegati, seppure per flash, da Beniamino, perché appunto spiegava come in questa fase è anche necessario, diciamo, per l'organizzazione e per la capacità di organizzare i territori fare. Giorno 20, vi chiedo scusa, Sindaco, vi arriverà un invito ufficiale che manderemo con PEC, giorno 20, sabato mattina, magari un giorno scomodo, però è di mattina, non di pomeriggio, a Bovalino, presso l'auditorium, l'aula magna del liceo La Cava, l'unico istituto di istruzione superiore che c'è a Bovalino, e ho scelto, ora vi dico perché, la sede. Sto organizzando, ma non sono da solo, un importante convegno che è la terza tappa. La prima partì il 10 aprile con l'area grecanica, poi ci fu Rosarno. La terza tappa è sulla Ionica. Avrei voluto coinvolgere tutti i sindaci della Ionica, sull'Ocri, Siderno. Siccome l'argomento principale non può che essere statale 106, mobilità e infrastrutture, l'ho fatta, diciamo, a Bovalino, perché lì non c'è la strada ammodernata. Non avrebbe avuto senso parlare a Siderno, dove la strada a quattro corsie è già presente. Il coinvolgimento vede nell'incontro un componente del Consiglio di Amministrazione Nazionale di ANAS e il, diciamo, Vice Ministro alle Infrastrutture. Vabbè, ci sono gli attori provinciali e regionali come Falcomatà, Irto, eccetera, giusto per farvi capire che è un convegno di livello dove la vostra forza, con la vostra presenza e il vostro intervento, potrà, rispetto anche alla presenza del Vice Ministro alle Infrastrutture, diciamo, avere almeno il senso della proposta unitaria. I sindaci della Locride sono coinvolti come area omogenea in quella seduta, ma siccome si parla di statale 106, soprattutto del tratto della Ionica Regina, Locri, Reggio, io ritengo, intanto sarete invitati formalmente e ufficialmente, ma ritengo che una presenza massiccia in questo caso possa essere anche un elemento di proposta più forte. Quindi vi ringrazio e, diciamo, se non l'ho fatto prima, ringrazio il tavolo della Presidenza, gli organizzatori e il Rotary per aver dato questa opportunità. Il Rotary non è un'associazione che si sostituisce agli enti locali. Il Rotary è un'istituzione che si complementa con gli enti locali, si complementa col territorio e ha una funzione sussidiaria ove mai ci sia un'assenza di chi deve invece essere colui il quale presiede alle attività. Stasera il Rotary, di cui mi onoro essere stato il primo presidente del Rotary Club di Melo di Porto Salvo, ha voluto il presidente Bombino col direttivo organizzare questo incontro stasera. Perché questo incontro? Perché chiaramente anche una voce diversa, che non sia quella esclusivamente degli amministratori, anche se sono gli amministratori i soggetti privilegiati che abbiamo qui stasera, diventa un momento di confronto diverso. È vero pure che però il confronto sta mancando. Noi ci ritroveremo di sabato in sabato ad affrontare a tamburo battente una serie di questioni. Sabato prossimo affronteremo a Bova Marina una questione gravissima.
Cioè, guardate, noi siamo a rischio di democrazia sospesa. Siamo a rischio di democrazia. E a rischio la democrazia. Riflettete un attimo. Le province sono state eliminate senza fare quel passaggio costituzionale che prevede il fatto che esse siano incardinate nella Costituzione. È stato eliminato il Senato elettivo. Rimane, come diceva Camerugia, il Senato, ma manca il processo democratico del Senato elettivo. E di qualche giorno fa, e per questo motivo ci incontreremo sabato 13 alla, a Bova Marina, la proposta di legge per eliminare i comuni sotto i 5.000 abitanti. C'è un'azione di azzeramento della democrazia, c'è un'azione di azzeramento della rappresentanza e forse anche della rappresentatività. Perché in un processo di metamorfosi, dove l'uomo, il cittadino, il territorio, non è a conoscenza. Domandate, fate la prova a chiedere ai vostri concittadini, ai nostri concittadini, quanto sanno di città metropolitana. Proviamo a chiederlo. Ci renderemo conto che è un processo che passa sulle teste di tutti noi. Io mi sento escluso dal processo, caro Beniamino, pur condividendo alcune cose del processo, pur sapendo bene, in maniera consapevole, che c'è una grossa azione riformatrice a cui noi dovremmo attenerci, a cui noi dovremmo informarci. Pensiamo ad esempio al QTR, pensiamo al QTCP, pensiamo quindi a PSA e PSC e vediamo nei vari livelli di programmazione e di pianificazione come si incrociano le varie rappresentatività e quindi la democrazia e quindi quello che noi rappresentiamo, cioè il popolo che ci ha eletto. Dov'è il confronto? Dov'è la dialettica? Dov'è quella necessaria linfa che sostiene e sostanzia la democrazia? Siamo in una democrazia che si sta perdendo. Io non mi sento rappresentato da chi pensa di poter far sì che la storia d'Italia, che si fonda sui comuni, il Rinascimento parte dai comuni, l'armatura dell'Italia sono i comuni e noi vogliamo, per un semplice fatto orizzontale, siamo troppi. Sapete quanto costano in termini politici? Il costo politico di 5.400 comuni, tanti saremmo quelli che spariremmo nella ipotesi dell'infausta proposta di legge presentata adesso che eliminerebbe i comuni sotto i 5.000 abitanti. Noi spariremmo 5.400 comuni, pari, pensate, a 14 parlamentari, al costo di 14 parlamentari. Il costo di tutti questi comuni, il costo della politica, della politica. No, della politica, il costo politico. Vabbè, il costo politico. Il costo politico. Se poi però guardiamo che lo stesso Del Rio, quando con la legge del 2014 modifica la rappresentanza, aumenta i consiglieri comunali. Quindi c'è una dicotomia tra quello che si dice e quello che si fa, tra la legge che vuole riorganizzare e la legge che poi modifica in maniera un po' bizzarra. Perché se bisogna ridurre i costi della politica non si capisce perché la legge 2014 poi aumenta i consiglieri comunali. Chi ha votato nel 2014 come me si ricorderà, se ne sapevamo fino a qualche giorno prima, se dovevo fare la lista a 6 o a 10. Vi ricordate? Quindi non è un'azione raziocinante quella che vede oggi l'Italia attraversare da queste riforme politiche. Non lo è. Però c'è. E allora o si fanno le barricate, e non mi pare che sia il caso, oppure si fanno delle proposte serie e concrete. E allora la città metropolitana va fatta, e va fatta col massimo coinvolgimento, perché comunque è una situazione a cui noi non possiamo più sottrarci. È un processo di metamorfosi,
molto intelligentemente, con grande acume, con grande capacità di ricerca, con grande verve scientifica, quella che anima Beniamino Cordova, l'ha sintetizzata nel suo libro, nel titolo del suo libro, Metamorfosi, e quella è, ed è una sorta di trasformazione. Non sappiamo se uscirà l'araba fenice, che ristorge alle proprie ceneri, oppure un mostro a due teste. Non lo sappiamo. Lo sperimenteremo. Speriamo di sperimentare una cosa che possa permetterci di continuare a dire siamo di, perché il rischio è l'annullamento dell'identità. C'è anche questo, perché vi domando, il mio cittadino di Pietrapennata, che impiega mezz'ora, se gli va bene, o 35 minuti ad arrivare a Palizia Marina, come si relazionerebbe se mai si verificasse una fusione a freddo con Brancaleone, Bruzzano, Staiti? Con Staiti starebbe bene, perché nella storia, voglio dire, gli scambi anche di tipo di matrimonio, no? Matrimoniali sono stati, però voglio dire, io non vedo l'ora che venga il giorno, che arrivi il giorno 14, quando al tavolo siederà l'onorevole Enza Bruno Bossio, giorno 13, perdonatemi, la mattina alle 11, nella sala consiglio, 10 e mezza, nella sala Irsec di Bova Marina, quando Enza Bruno Bossio ci spiegherà come attraverso l'eliminazione dei comuni sotto i 5.000 abitanti si è più vicino alla gente. E così giustifica lei in una lettera. In una lettera di risposta al sindaco di Nocara dice: per essere più vicino alla gente, elimini i comuni? Io non so se questa tesi sia una tesi o sia un'antitesi. Io penso che sia la seconda. La nostra presidente, che verrà posta da un paesino in provincia di Cuneo, Marsaglia, Francabiglio, si confronterà con Enza Bruno Bossio. Ma ci confronteremo principalmente noi, che siamo sul territorio e come tutti lottiamo per resistere. Grazie. Ecco, ci avviamo alle conclusioni. Sicuramente si può parlare di città metropolitana se ci sono i servizi di sanità, di viabilità, servizi di rifiuto per quanto riguarda anche risorse idrologiche. In particolar modo l'autore del libro, Cordova, ha centrato al pieno l'argomento. È fondamentale che ci sia l'importanza del dialogo, il ruolo dei sindaci, quindi riconoscere il loro operato, l'unione dei comuni e in particolar modo una pianificazione strategica e di conseguenza anche una progettualità in modo tale che ci sia un turismo. E un altro argomento molto importante che si è sottolineata è l'edilizia residenziale pubblica. Sicuramente i comuni dovrebbero rivendicare questi punti e rappresentare essenzialmente la visione di quello che vorrebbero e far luce anche di una preziosità che noi abbiamo, ecco, utilizzo proprio il noi, in quanto noi viviamo in un'area metropolitana, l'unica al mondo ad avere all'interno dei nostri confini il Parco Nazionale d'Aspromonte. Io ringrazio i presenti, tutti i sindaci, Bagalati, Bova Marina, Melito Portosalvo, Palizzi, Staiti, Samo, Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Montebello, Rogudi, il consigliere provinciale Zavettieri, un ringraziamento da parte mia, Francesca Martino, Radio Studio 85 Merito TV, il presidente del Rotary Club Giuseppe Bombino, l'autore del libro Beniamino Cordova e il sindaco di Rogudi Nuovo Agostino Zavettieri. Passo la parola al... Sì, l'ora è tarda, pertanto io mi limito ad un ulteriore ringraziamento che rivolgo a voi tutti. E come avete visto, la ruota ha compiuto una parte del giro, un frammento di un percorso, ne siamo consapevoli, tuttavia in questo moto incipiente ha generato una crisi.
E la crisi presso la comunità greca era una condizione, Carmelo, che veniva ricercata. La crisi veniva indotta proprio per ricercare delle soluzioni. I pensanti si riunivano a convegno e a seguito della crisi ammettevano che vi fosse la soluzione, la cosiddetta terza via, che dovesse tuttavia elevare il pensiero di tutti, perché vi è una sostanziale differenza tra la crisi e il conflitto. Il conflitto non ammette soluzione se non per il fatto che una delle due parti debba cedere. Invece la crisi ammette la cosiddetta terza via, non è contrapposizione aristotelica, vero o falso, buono, cattivo, giusto, sbagliato, non è questa. La crisi significa una soluzione che dovrebbe condurci ad un pensiero superiore. Allora è questo l'auspicio con cui noi ci lasciamo. Io ringrazio voi tutti nuovamente e spero che questo piccolo percorso possa andare avanti in quella unità di intenti che ci siamo qui dichiarati a più voci. Ringrazio i nuovi arrivati, Don Morabito che è arrivato adesso, non so se vi è qualcuno che mi sfugge e in tal caso mi vorrete perdonare. Grazie al padrone di casa, ad Agostino Zavettieri, che ha collaborato con il Rotary per questa organizzazione, e vi abbraccio tutti con un abbraccio rotondo come quello della ruota. Grazie. Siamo con Beniamino Cordova, autore del libro Metropolitan Metamorphosis, metodo e strategie per strutturare Reggio città metropolitana. Nel corso dell'evento si sono toccati degli argomenti molto importanti, in quanto si può parlare di città metropolitana se ci sono dei servizi quali quelli della viabilità, della sanità, delle risorse idriche, ed è in particolar modo fondamentale con il ruolo dei sindaci e l'unione dei comuni. Sì, il momento è propizio per avviare un processo veramente concreto che ci porti alla città metropolitana. Ho ribadito oggi, lo avevo fatto altre volte, in altri contesti, in altri territori, che è arrivato il momento per i territori, per i comuni, di unirsi nelle famose unioni dei comuni, che non sono le fusioni, è differente, le unioni dei comuni per gestire dei servizi in forma associata. Sono previsto dalla C46 del 2014, dalla riforma del Rio, che li considera come parte strutturante della città metropolitana insieme alle zone omogenee. Non c'è dubbio che ormai la strada maestra sia questa, anche alla luce del disegno di legge in discussione in Parlamento, che addirittura pensa alla fusione dei comuni obbligatoriamente, alla fusione obbligatoria dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. È chiaro quindi, alla luce di tutto questo, che l'Unione dei Comuni, in virtù di questa minaccia che arriva dal Parlamento e in virtù di ciò che ci dice la C56 del 2014, ormai non si possa più rimandare. Fatta la costruzione della città metropolitana, quindi finito questo processo, entrata a regime, allora a quel punto sarà urgente ipotizzare una pianificazione strategica, grazie alle zone omogenee che riescono a fotografare la situazione dei territori e quindi ipotizzare e calare nel miglior modo possibile, in maniera efficiente, gli investimenti che provengono dai fondi comunitari. Dal PON Metro, dal POR Calabria, dal nuovo POR Calabria 2014-2020, ma da altri fondi, per esempio il Patto per il Sud e tutti gli altri fondi messi a disposizione delle città metropolitane, anche delle città metropolitane, alcuni di questi in forma esclusiva. E quindi la pianificazione strategica avrà un ruolo completamente differente dalla pianificazione territoriale che noi conosciamo oggi, che vede una pianificazione di
direttive. La pianificazione strategica invece si baserà, cioè vedrà la trasformazione, la metamorfosi del territorio in base alle fonti di finanziamento che abbiamo, e quindi sarà calibrata sulle fonti di finanziamento. Questa pianificazione strategica deve essere accompagnata ad una progettualità, quindi trasformare le idee in progetto in modo tale da favorire anche il turismo. Sì, non c'è dubbio che il turismo sarà sicuramente uno degli elementi fondamentali, perché conoscendo il nostro territorio non può essere diversamente, della nuova strategia di sviluppo della città metropolitana. La progettualità, dici bene, la progettualità diventerà elemento fondamentale quando ci si troverà di fronte a dover partecipare, e cioè mettere in pratica, spendere nel miglior modo possibile i fondi che arriveranno dalla comunità europea. Allora, a quel punto i comuni, probabilmente non sono in grado da soli, ma in forma associata, quindi con le unioni dei comuni, dovranno essere in grado di rispondere bene in termini di progettualità alle nuove richieste, alle richieste che provengono dalla comunità europea. Grazie. Siamo insieme al presidente del Rotary Club Aria Grecanica Capo Sud Emerito di Porto Salvo, il dottore Giuseppe Bombino. Buonasera. E abbiamo parlato di città metropolitana. Che cosa si intende per città metropolitana, in particolar modo quando si parla di città-stato? Sì, è una dimensione molto particolare che rappresenta per noi anche una sfida. Si intende che il rango che noi guadagneremo ci proietterà in un dialogo diretto con il governo, con l'Europa, ma anche con tutte le altre città mediterranee del sistema paese e d'Europa, che è come dire, la geografia più consona a cui noi dobbiamo far riferimento, soprattutto in una proiezione che la città di Reggio ha nel contesto del Mediterraneo, all'interno del quale vi sono tutte le traiettorie economiche, commerciali, culturali a cui noi dobbiamo far riferimento per costituire anche una nostra identità metropolitana, che esige tuttavia la costituzione e la formazione anche di un corpo, di una mente all'interno di questo processo così grandioso. Il Rotary oggi ha mosso la sua ruota per cercare di favorire, accanto al processo di metropolizzazione, anche un processo di coscientizzazione, senza il quale qualsiasi disegno, qualsiasi progetto viene meno. E lo abbiamo fatto coinvolgendo nell'area grecanica i sindaci, che sono stati tutti presenti e hanno contribuito a rafforzare un dialogo, un'idea, una visione, un pensiero che va nella direzione di un approccio unitario al processo di metropolizzazione. Sono quei processi che, se non vedono il corpo unito e quindi anche un'aggregazione, una coscienza collettiva, possono facilmente fallire per quanto sono complessi da condurre. Il Rotary Club questa sera ha organizzato un evento molto importante in cui si è messo in luce le lacune che l'area grecanica ha per quanto riguarda i servizi, ad esempio la sanità, la viabilità, la famigerata statale 106 che è sempre protagonista di eventi tragici. E sicuramente con l'avvio della città metropolitana questo in certo qual modo potrebbe essere colmato. Lei ha parlato di mettere da parte l'individualità e di essere uniti. Potrebbe essere la chiave di volta questa? Assolutamente. La unione, come ho detto prima, è la dimensione più consona attraverso la quale veicolare anche le istanze, che diventano le istanze di un'area più vasta, e sono le istanze che possono essere presentate al governo della città metropolitana. È un'occasione questa anche per risolvere gli annosi problemi
che in passato sono stati trascurati e che hanno afflitto, come diceva lei, lo sviluppo di quest'area. Stare insieme significa formare una idea comune, significa fare una strategia comune, che non è una strategia di contrapposizione, ma è la strategia che serve per mettere assieme il sistema dei valori e offrire questo sistema dei valori all'interno del processo di metropolizzazione con cui riconoscersi, ma che al tempo ci deve riconoscere. E allora le vecchie istanze, le cose irrisolte possono rappresentare le criticità a cui si può dare risposta proprio con la città metropolitana, che prevede la valorizzazione di un corpo di risorse finanziarie che naturalmente ha carattere di straordinarietà. Allora, se noi sappiamo progettare per il nostro territorio, sappiamo sovraimporre il progetto alla identità del territorio e quindi a questa coscienza comune, io diciamo rafforzo spesso questo concetto perché gli atteggiamenti disgregativi generalmente lasciano indietro i territori e non li portano avanti in un processo di sviluppo. Allora, dicevo, se tutto questo si unisce in un percorso comune e condiviso, significa avere un punto di forza. Questa sera la partecipazione è stata elevata da parte dei sindaci dell'area grecanica, in cui si è anche parlato dei contratti fiume, che è fondamentale, e si è parlato anche che ci troviamo in un'area metropolitana molto importante, perché si trova all'interno del Parco Nazionale d'Aspromonte. La presenza dei sindaci è stata molto significativa, oltre che numerosa, e questo denota l'elevazione di una coscienza e anche l'accrescimento di una sensibilità verso le problematiche del territorio, verso le opportunità che esso offre e verso questo processo così grande, complesso, con il quale noi ci dobbiamo misurare. Si aggiunge, come lei ha evidenziato, una circostanza che è un fatto pressoché esclusivo. Questa città metropolitana incorpora al suo interno un parco nazionale e quindi significa inserire in un sistema di valori già ben conosciuto un altro sistema di valori. Pensiamo al patrimonio di biodiversità, agli ecosistemi che la nostra montagna offre, quindi alla natura, all'ambiente, al paesaggio. Il dialogo con i comuni è un dialogo costante, il parco sta quotidianamente dialogando con loro e sta contribuendo dal canto suo a inverare, a rafforzare queste alleanze. Lei ha fatto riferimento al contratto di fiume, che è un altro strumento importante attraverso cui si fanno alleanze tra comuni che si riconoscono all'interno di un bacino idrografico, quindi anche lì ancora una volta il fattore identitario che accomuna. E questo contratto di fiume non è altro che uno strumento di pianificazione negoziata. Ecco, un ulteriore tassello che va proprio nella direzione della città metropolitana, cioè di questa organizzazione all'interno di aree vaste in cui poter condividere ed esaltare dei valori. Quindi bisogna avere coscienza collettiva. Assolutamente, questa è la parola chiave su cui oggi il Rotary ha voluto porre l'accento. Grazie. Grazie a voi. Ci troviamo insieme al primo cittadino di Rogo di Nuovo, il dottor Agostino Zavettieri. Buonasera. Buonasera a voi, intanto grazie per essere qui a questo importante convegno sulla città metropolitana che ha organizzato il Rotary Adia Grecanica di Melito Portosalvo. Per cui oggi io sono contentissimo di questo importantissimo convegno in cui si è parlato veramente di come sviluppare la città metropolitana con la partecipazione di tutti i sindaci, che è un patto molto importante che ognuno di noi ha potuto dire la sua, confrontarsi con tutti quanti e cercando di
con questa unità che c'è tra i sindaci, che io veramente in questo periodo vado constatando, e che porterà sicuramente noi a portare delle idee, dei sviluppi per la città metropolitana e per la nostra area grecanica. Come dicevo, noi dobbiamo pensare per portare quelle 4-5 idee che possono essere di sviluppo e veramente sviluppare la nostra area. Questo è lo spirito principale che noi ci prefiggiamo, essere uniti, non ci interessano le poltrone, non ci interessano andare per quel che mi riguarda, poi tutta la forza che abbiamo come sindaci la porteremo sicuramente alle istanze del Presidente della città metropolitana. Dunque trasformare le idee in progetti e mettere in atto degli interventi tempestivi. Ad esempio, nel corso dell'incontro lei ha parlato del sopralluogo che è avvenuto tra il bivio che ha fatto da ANAS e il comune di Roguri. Sicuramente questa è un'ottima opportunità che si aggiunge a far sì che la città metropolitana possa esserci. Questo incontro che abbiamo fatto è come messa in sicurezza del bivio di Rogudi e della statale 106, ma noi che come sindaci vorremmo che si facesse una nuova 106, che partisse da Reggio Calabria e arrivasse a Locri, come è la nuova, da Locri a Roccella. Quello è l'obiettivo che noi ci dobbiamo friggere. Le ferrovie, parli di doppio binario che continua fino alla Locride, come facciamo quelli della Locride a sentirsi vicino verso la città? Abbiamo un aeroporto che se non prendiamo tutte le persone che sono della Locride, giustamente ci ritroviamo con persone che magari vanno meglio a Lamezia e non vengono qui a Reggio Calabria. Questo è, che noi cerchiamo di valorizzare, di essere vicini. La mobilità è importantissima, e non solo sulla rete costiera, ma anche quella rete a pettine che ci porta verso le aree interne. Questo se vogliamo sviluppare poi il nostro territorio, le aree interne, a mantenere le persone. Quindi un miglioramento per quanto riguarda la viabilità, la messa in sicurezza, e si sono toccati dei punti molto importanti per la città metropolitana, ad esempio la progettualità, il turismo, l'edilizia residenziale pubblica, e i comuni dovrebbero rivendicare questi punti per rappresentare di quello che si è parlato sempre, di una coscienza collettiva, quindi essere uniti come una ruota. Allora, io sono dell'avviso che dobbiamo superare questo, non autonomia, chiamiamola così, egoismo verso il proprio comune, ma bensì pensare sull'intera area, sul territorio. Io sono favorevole all'unione dei comuni, che è una cosa fondamentale, perché se no non andiamo da nessuna parte. Che quanto prima, con la proposta di legge che si è fatta per la fusione, ci porterà sicuramente di qua a qualche anno. Io vedo l'unione dei comuni, mantenendo la propria autonomia e avendo in gestione tutte le funzioni che i comuni da soli non sono in grado di poter gestire, e questo lo dico con molta franchezza. Io non riesco a reperire un ragioniere, ho chiesto l'intera area a poter avere per qualche giorno, purtroppo non sono riuscito ad allare. Se noi facessimo l'unione dei comuni, avremmo la possibilità sicuramente di attingere di qualche dirigente, ragioniere, quello che sia, ufficio tecnico o altro, e creare quella efficienza sui servizi associati, se no non riusciamo più a fare, perché non possiamo assumere, le risorse vengono sempre diminuite, e allora come facciamo a poter gestire i nostri comuni? O facciamo l'unione dei comuni, dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo cambiamento, questa prospettiva futura, se no non si va da nessuna parte. Essendo in questa fase che siamo uniti come sindaci, stiamo discutendo assieme,
stiamo portando avanti delle idee progettuali che ci portano a uno sviluppo futuro della nostra futura area metropolitana. E allora dobbiamo anche ragionare su queste cose che ci portano alle cose semplici, perché il cittadino nostro che cosa vuole? I servizi principalmente. Questo è avere un paese pulito, l'acqua, diciamo, la spazzatura cosiddetta, fare la differenziata, e questo è fondamentale se noi vogliamo rendere il paese pulito, e tutti questi servizi noi li garantiamo se dietro abbiamo delle strutture che a noi ci aiutano come sindaci a fare, e questo ci può portare solo l'unione dei comuni. Se l'unione dei comuni appoggiamo tutto, che facciamo i servizi assieme, abbiamo una struttura centrale che ce lo fa per tutti i comuni, abbiamo sicuramente dei risparmi, oltre ad avere un servizio efficiente per tutto il cittadino. Questo è l'obiettivo che noi dobbiamo porre. Se riusciamo a fare questo, sicuramente faremo il bene dei nostri territori, se no ognuno pensa per il proprio comune, il proprio egoismo, non abbiamo personale, non abbiamo risorse e non facciamo niente. Il cittadino poi protesta, chi se la prende? Con il sindaco, perché il sindaco dovrebbe provvedere a tutte quelle esigenze che servono. Le cose quotidiane, le cose mine, queste sono le cose fondamentali che noi dobbiamo affrontare. Se affrontiamo questo, perché la politica è pensare per il bene collettivo, il bene comune, e ragionarci come questa sera abbiamo ragionato, sicuramente faremo dei passi avanti ad arrivare a determinati obiettivi, che questo è. L'obiettivo è costruire assieme di contenuti quello che è la città metropolitana. Grazie. Grazie a voi per essere qui a Rovudi.